Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di The Butterfly Sign. The Butterfly Sign è un'avventura investigativa nella quale noi esploreremo varie zone cercando di ricostruire dei ricordi, delle cose della droga, il manicomio, della gente una storia orrendamente confusa, che almeno ci viene presentata come orrendamente confusa. In realtà quello che faremo noi sarà un sacco di camminare e ogni tanto il risolvere qualche enigma qui e là. Cosa funziona in Butterfly Sign? Allora, la storia è presentata in una maniera abbastanza interessante, in particolare il fatto che sia possibile avere dei dialoghi con l'intervistatore che ci sta intervistando mentre noi ricostruiamo i nostri ricordi durante l'esplorazione. Quindi non sono soltanto delle cutscene tra una zona e l'altra, ma a volte durante l'esplorazione ci verrà fuori un'icona da una parte che ci dirà che possiamo parlare con chi ci sta intervistando, generando un doppio piano narrativo che secondo me è un'idea estremamente interessante. Funziona abbastanza bene l'atmosfera è abbastanza interessante, non è niente di originale, siamo in un manicomio abbandonato con dei cadaveri, quindi non è che stiamo inventandoci chissà che cosa, però devo dire che fa il suo lavoro in maniera abbastanza pulita. Funzionano anche le ombre che vengono utilizzate per raccontare quello che c'era lì prima. Quindi abbiamo queste ombre che esistono e ci mostrano delle persone che fanno delle cose che sarebbe stato è una buona idea per raccontare delle cose, anche se avrebbero potuto sfruttarle in maniera molto maggiore. Non so da dove iniziare per spiegarvi i problemi di questo The Butterfly Sign, che sono purtroppo non direi tantissimi, ma sono tutti problemi seri. A cominciare dal problema meno serio, che è il pessimo doppiaggio. Il doppiaggio è tremendo, punto. Il tutorial è presentato con dei box di testo che però anziché essere a schermo e quindi chiudibili sono inseriti all'interno dell'ambientazione, fluttuanti nel nulla. Ok, noi possiamo avvicinarci, leggerli, girarci attorno, vederli da varie angolazioni e cristonare perché sono in mezzo alle balle quando dobbiamo fare qualcosa. Cioè il tutorial è spesso in dei punti che porca miseria mi impedisce di cliccare su quello che il tutorial mi sta spiegando che devo cliccare. E questo è fastidioso come poche cose. Fastidioso come il motion blur, che è ovunque ed è enorme, fortissimo. Come ti giri c'è tutto che va in motion blur, si capisce niente. Se non vi piace il motion blur, questo gioco qui non riuscirete a giocarlo. Ci sono dei caricamenti estremamente lunghi, proprio lunghi, che possono anche essere trascurati, nel senso dice vabbè, il caricamento è lungo, pazienza. Se poi avessero un contrappunto nelle performance, ho fatto caricamento lungo, ti ho caricato tutto in memoria, adesso vado che è una meraviglia. Invece il frame rate è orribile, è un frame rate degno dei peggiori accessi anticipati il giorno del rilascio dell'accesso anticipato. Non è assolutamente sostenibile rispetto a quello che offre il gioco, ok? Un milione di altri giochi più grossi e più belli e più con più effetti hanno delle performance migliori rispetto a questo. E poi a coronare questa serie di problematiche che mi sembra di avere, come dire, già detto tanto, vi dirò che i controlli di questo gioco sono poco responsivi, ok, e buggati come non so cosa, al punto che troviamo degli indizi per terra e gli indizi si possono esaminare, clicchi, ti chiede, c'è tutto un sistema degli indizi che vabbè non è eccezionale, fa il suo lavoro secondo me malino, ma vabbè, e non li clicca. Cioè quando tu punti l'indizio, lui ti fa vedere indizio, premi E, come se ti avessero svitato il tasto E dalla tastiera. Che mi sembra un problema così grosso che non abbia senso esserci. Cioè,
seriamente, ma il test che se clicco faccia quello che gli ho detto di fare, lo facciamo? Butterfly Sign ha qualche idea carina qui e là. Purtroppo è tutto sotto il livello della mediocrità. Non è neanche mediocre, è proprio bruttino, è proprio ingiocabile. Tra motion blur, tra i problemi di performance, tra i comandi che quando clicchi non fanno niente, è proprio un'occasione sprecata. Peccato, la storia che volevano raccontare poteva anche essere interessante, però dovevano trovare un modo per raccontare questa storia e non farmi passare tutto il tempo a cristonare contro il motore del gioco. Costa 5 euro su Steam, è stato sviluppato dai Quantum Phoenix Studio. Mi sembra di avervi raccontato tutto quello che potevo su The Butterfly Sign. Ci vediamo al prossimo episodio, da Paolo è tutto. Ciao!